Francesco Spitali, amministratore delegato della MAR, gruppo Cremonini, ma lei anche, oltre ad essere amministratore delegato, ha anche delle funzioni commerciali e anche di sviluppo. Ma in un'azienda commerciale come la MAR, che ha fatto del cliente il suo successo, l'amministratore delegato non può non occuparsi ovviamente di commerciale, di mercato, di cliente. Quindi è già all'interno della funzione dell'amministratore delegato che c'è questa necessità di indirizzare l'organizzazione su quello che è la visione che l'azienda ha, soprattutto perché parliamo di un'azienda leader che è da oltre 45 anni in questo settore, che si è sempre contraddistinta perché è riuscita a innovare e anticipare quello che erano le necessità del cliente. E anche oggi quello che cerchiamo di fare per consolidare e aumentare la nostra leadership è quella di essere vicino al cliente, cercando di dargli quel supporto, quelle informazioni che sempre di più serve al nostro cliente per avere successo anche lui nel mondo della ristorazione. Quindi voi date prodotti sicuramente di qualità, date servizio, addirittura mi dicono che consegnate quasi in 24 ore in tante cose. Assolutamente, il servizio è sempre stato il nostro fiore all'occhiello. Noi consegniamo in tutta Italia entro le 24 ore dall'ordine, in alcune zone in determinati periodi addirittura anche entro 12 ore dall'ordine. Abbiamo una gamma di prodotti pressoché completa, oltre 15.000 referenze di food di tutte le categorie, dalla carne, da littico, salumi, formaggi, alimentari, tutti prodotti di qualità, tutti prodotti garantiti da un controlli dei capitolati d'acquisto. Abbiamo una funzione interna di assicurazione e controllo qualità che verifica e testa tutti i prodotti che poi andiamo a consegnare ai nostri clienti. E all'interno del servizio sempre più non c'è solamente la consegna puntuale, quindi l'aspetto logistico, non c'è solamente la qualità del prodotto, ma c'è anche quell'assistenza, quel supporto che il nostro cliente ci chiede per indirizzarlo nella scelta dei menu, nel controllare il food cost, che è un elemento sempre più importante oggi nell'attività dei nostri clienti, per cercare di trovare quei trend, quei prodotti che possono poi avere successo col cliente finale. In più datemi quel servizio anche extra, cioè fate formazione. La formazione è sicuramente importante, la formazione non è solamente indirizzata all'interno della nostra organizzazione di vendita, ma facciamo eventi anche dedicati ai nostri clienti e vediamo che il cliente sempre più apprezza questo approccio di fornirgli comunque informazioni che possono essere su nuovi trend di consumo, su quello che è la normativa sanitaria, su quello che sono le caratteristiche merceologiche del prodotto. Ed è proprio su questa formazione che stiamo puntando con la nostra Mar Academy, che è un luogo dove si possono incontrare l'azienda, la nostra organizzazione di vendita e il cliente, e da questo incontro possono nascere anche quelle che sono nuove tendenze, nuovi sviluppi anche a livello di prodotti o di servizio. Possiamo dire che lei è un buon orologiaio che fa funzionare questo grande orologio. Se non sbaglio ci sono 800 dipendenti, circa 800 commerciali, 700 mezzi che distribuiscono questi prodotti. E in pratica ognuno di questi dipendenti, quindi questi 1.600, producono 1.600.000 euro cada uno. A dire la verità il nostro indotto è oltre 3.000 persone, perché ai numeri che ha citato ci sono da aggiungere anche gli addetti delle società di servizi che si occupano della movimentazione e dell'handling dei prodotti all'interno dei nostri centri distributivi. Sicuramente sono numeri importanti, è un'organizzazione imponente, distribuita su tutto il territorio e che fa del servizio uno degli elementi fondamentali per avere successo con il cliente. E da qui la necessità di puntare molto sulla formazione, sia sul campo, presso le nostre filiali, sia in sede. Abbiamo lanciato anche 12 mesi fa un programma di formazione online, cosiddetti learning, proprio per poter aumentare il livello di organizzazione di tutti i componenti della nostra organizzazione. Perché dietro quello che può sembrare un gesto semplice, la consegna del prodotto al cliente, in realtà c'è una macchina organizzativa che parte dalla selezione dei prodotti sui vari mercati fino ad arrivare a quello che è la consegna, dove anche il nostro trasportatore che effettua la consegna è un elemento fondamentale del servizio che diamo al nostro cliente.
gli 850 tecnici commerciali sparsi in tutta Italia, in cui si sommano le funzioni commerciali delle filiali e della nostra sede, quindi un migliaio, che ci troviamo, condividiamo quello che sono stati i nostri risultati, condividiamo soprattutto le idee e i progetti che abbiamo per il futuro. Ed è anche un momento di aggregazione che viene apprezzato, perché c'è anche il piacere poi di stare insieme, ogni tanto fermarsi e lo stare insieme all'interno della propria azienda per condividere quello nel quale ognuno di noi professionalmente si riconosce. Luigi Cremonini, cosa ne pensa lei di questo signore? È veramente una persona eccezionale, io ho avuto il piacere di conoscerlo e l'entusiasmo, la passione che trasmette, ogni volta parla della sua grande passione che è la carne, ma non solo, in generale di quello che è il mondo del food, dell'agroalimentare in Italia. Credo che sia il più bel insegnamento che una persona può ricevere, vale molto di più di quello che sono un cosiddetto master universitario, perché vedere che ancora oggi la passione e la dedizione che ci mette nel proprio lavoro con una visione che anticipi i tempi, credo che siano uno di quei grandi personaggi che hanno contribuito a fare grande l'Italia.